Qui a Napoli la rivoluzione francese ebbe l'effetto di un vero uragano. In questa città così colta, raffinata, ricchissima di librerie e tipografie, pensate, diventò un reato vendere un semplice libro francese o persino leggerlo. E non solo, bisognava stare anche attenti a come ci si vestiva. In effetti furono vietati tutti quei vestiti che in qualche modo, anche lontanamente, potessero ispirarsi alla Rivoluzione francese. Ma fu tutto inutile. Malgrado la repressione e le leggi, il vento della rivoluzione arrivò fin qui, a Napoli. E così re Ferdinando, il re Lazzarone, decise di fuggire, di scappare. Lo fece il 21 di dicembre del 1798. Venne qui, nel porto di Napoli, e salì su un veliero assieme alla sua corte e soprattutto assieme alle casse reali, colme di ricchezze. Direzione Palermo, dove lo aspettavano i principi siciliani, suoi alleati, certo, ma anche i suoi avversari. Palermo era, dopo Napoli, la seconda città, grande città del regno borbonico, ben ancorata alle sue tradizioni, e qui vivevano delle figure molto importanti del regno. Erano i famosi principi siciliani, discendenti in alcuni casi direttamente dai normanni, quindi i loro blasoni erano antichissimi, ricchissimi di tradizioni, di modi di vita quotidiana. E soprattutto non si sentivano inferiori al re. Noi oggi li conosciamo con un termine che è diventato famosissimo, i gattopardi. Sono stati raccontati molto bene dal bellissimo romanzo di Tomasi da Lampedusa e anche dal bellissimo film di Luchino Visconti, il gattopardo appunto. Questa era la villa di un principe siciliano, un gattopardo appunto, il principe Valguarnera di Niscemi, discendente di una famiglia nobilissima e antica, risalente addirittura a Pietro d'Aragona. E tutto quello che vedete non era altro che una tenuta di campagna, una delle sue tenute di campagna dove svagarsi, passare il tempo, e si trova oggi qui nel cuore di Palermo, nel Parco della Favorita. Ma tutto attorno ci sono le ville appartenute ad altre famiglie nobili. Quando re Ferdinando arrivò qui a Palermo, il principe di Niscemi e i suoi vicini, bene, tutti assieme si offrirono di donare ognuno una parte dei propri terreni, in modo tale che questi vari appezzamenti potessero costituire un parco, un bel parco alla base del Monte Pellegrino, da poter essere usato da parte del re come riserva di caccia e da parte della regina come oasi di pace. Un gesto generoso, un omaggio al re, non c'è che dire, ma parliamoci chiaro. Il principe di Niscemi di terre, ne aveva proprio tante, anzi era proprio su di esse che basava la sua potenza, la sua ricchezza, e così gli altri principi. Pensate che assieme ai baroni possedevano 2/3 delle terre in Sicilia e quindi controllavano metà della popolazione. Insomma, su quest'isola comandavano loro. Ma i principi non vivevano in campagna, preferivano ovviamente la vita di città, all'interno di sontuosi palazzi. Solo d'estate, per sfuggire al caldo, si trasferivano in queste ville bellissime, immerse nel verde. E già dal primo ambiente si capisce tutta la ricchezza di queste ville, dal pavimento letteralmente al soffitto. Solo che per costruire tutto questo e per mantenere uno stile di vita così, basato sul lusso, bisognava spendere somme immense, davvero folli. E i principi ci riuscivano chiedendo prestiti e ipotecando terre, tante terre. Ma come vivevano questi potenti, i veri dominatori della Sicilia? Malgrado i debiti, vivevano, per così dire, alla grande. Gli arredi della villa di Niscemi, infatti, sono ancora quelli originali, ceduti al comune dalla famiglia quando se n'è andata. E ci danno un'idea dello stile di vita dei principi.
La loro vita era davvero improntata al lusso, con servi in livrea, abiti costosi, carrozze. Ogni occasione era buona per organizzare fastosi ricevimenti, matrimoni, nascite e persino funerali, quando si preparavano rinfreschi per i parenti del defunto. Guardate questo piccolo ambiente, è un vero gioiello. È la sala di Santa Rosalia, la santa protettrice di Palermo, raffigurata lassù in cima sul soffitto. Sulle pareti di questa sala sono rimasti intatti gli affreschi del Settecento, così come si vedono anche dei busti in marmo femminile di quell'epoca. Troneggia al centro della sala un grande lampadario in vetro soffiato, ovviamente di Murano. Impossibile non immaginare in questa villa i risvegli della principessa nella sua camera da letto, o le letture di un libro la sera, magari con accanto il cane, davanti al focolare di questa splendida sala, la sala degli specchi, usata anche come sala da ballo. Anche gli ambienti di uso quotidiano sono un vero trionfo di colori e di lusso, come si vede in questo piccolo salottino privato, dove il principe riceveva le persone, i mezzadri, gli agricoltori che lavoravano sulle sue terre, e probabilmente negli armadi ad angolo c'era tutta la contabilità. Marmi, sedie, armadi, tappezzerie, persino il soffitto a cassettone in legno pitturato a mano hanno tutti la stessa tonalità molto elegante. Naturalmente questa villa, essendo stata vissuta fino agli anni 60, mescola vari stili, ma sempre uniti, lo vedete, con molta eleganza.